Ciao! Riuscirete mai a perdonarmi? Lo so, non vi ho neanche fatto gli auguri di Natale. Avete ragione, spero che non mi siate cancellati in massa dal mio canale. Lo so, a dire la verità un video l'avevo fatto, però l'avevo fatto un po' di fretta, quindi sinceramente non lo so, non mi piaceva pubblicarlo. Sembravano degli auguri fatti veramente un po' giusto per farli, quindi non volevo assolutamente dare questa impressione. Quindi ho preferito rimandare a quando avevo più tempo, come in questo momento. Quindi adesso sono più tranquilla e posso farvi gli auguri senza correre. Allora, come state passando queste vacanze? Ormai non vi faccio più gli auguri di Natale perché sono passati, poi vabbè. Coloro che mi seguono da più tempo, insomma, sapranno che io sono paganissima, quindi non festeggio propriamente il Natale, ma più che altro Yule. Vi metto il video dell'anno scorso su questo argomento nel box, così non vi devo rispiegare tutto per coloro che hanno già sentito tutta la storia. Ve lo metto nel box, così ve lo riguardate in quel video lì. È il video di auguri dell'anno scorso. In quel video spiego anche un po' cos'è Yule in pratica, quindi se vi interessa andate pure a riguardarlo. E niente, io quindi vi faccio più che altro gli auguri di buone feste praticamente e di un buon inizio 2011, perché ormai ci siamo quasi. Io rimango sempre raffreddata, tra l'altro, come potete sentire, il raffreddore non accenna a passarmi, però vabbè, inizierò il 2011 con il raffreddore, che bell'inizio anno, e mi auguro che per voi non sia così. Spero che iniziate bene il 2011 e anche che insomma prosegua bene il vostro 2011. Io auguro a tutti i miei iscritti e non, anche quelli che stanno guardando questo video per caso, vi auguro di passare un anno nuovo migliore del precedente, così sia che abbiate passato un buon 2010, sia che abbiate passato un 2010 medio, sia che l'abbiate passato malissimo. In ogni caso io spero che il 2011 sia migliore, quindi questo direi che è un augurio che può andare bene un po' per tutti. Spero che il 2011 vi faccia crescere, perché penso che non si finisca mai di crescere nella propria vita, quindi spero che il 2011 vi porti esperienze nuove e soprattutto esperienze costruttive. E insomma, tirando anche un po' le somme del 2010, spero che in qualche modo, anche per chi magari non ha passato un buon anno, spero che in qualche modo questo 2010 vi abbia comunque portato qualcosa in più. Io penso che insomma, sia dalle belle esperienze che dalle brutte soprattutto, anzi, si impara qualcosa. Quindi anche per chi ha passato un anno bruttino, spero che insomma, in qualche modo ne sia uscito comunque arricchito. Vi invito insomma a tirare un po' le somme di quest'anno, a magari fermarvi un attimo e pensare che cosa avete avuto da quest'anno. Quindi ecco, diciamo che vi porto questa riflessione quest'anno con questo mio video. Fermatevi un attimo e pensate un po' a quali sono state le cose belle, quali sono state le cose brutte e che cosa avete imparato. Penso che questa piccola riflessione vi possa essere utile. Se volete scrivetelo anche qua sotto, eh. Io leggo sempre tutto, poi ripeto, adesso che mi arrivano le email, cioè fantastico, ormai ricevo tutti i vostri messaggi in diretta email, quindi riesco veramente ad essere più presente, a seguirvi meglio e a leggere tutto quello che scrivete sotto a qualsiasi video. Quindi adesso vi tengo d'occhio. E niente, quindi io vi mando i miei auguri con questa riflessione e spero che questa riflessione vi sia utile. Vi fa gli auguri anche un mio carissimo nuovo amico. Lei si chiama Roxy ed è uno Zuzu Pets, me l'hanno regalata per Natale. È finto ovviamente, non è un criceto vero, fa anche i versi, noi non ci facciamo mancare niente. Sì, io a 22 anni ricevo per regalo uno Zuzu Pets, cioè qual è il problema? Non avete mai visto una 22enne che gioca con un criceto finto?
Io non mi accontento dei criceti veri perché ho anche quelli. Coloro che mi seguono dai miei primi video li hanno anche visti perché in un video vecchissimo ve li ho anche fatti vedere. Quindi ho anche i criceti veri, però a me i criceti piacciono talmente tanto che non potevo farmi mancare anche quelli finti. Ovviamente questa nuova cricetina gira proprio per casa perché ha un sacco di sensori, devo dire che è parecchio tecnologico per essere un giocattolo, ha un sacco di sensori e quando va a sbattere contro qualche mobile torna indietro da sola, insomma è una cricetina veramente intelligente, si chiama Roxy, ve l'ho già detto, non mi ricordo, e è troppo carina, cioè quando l'ho vista, quando l'ho aperta la sera della vigilia. Anzi, ormai era Natale perché era dopo mezzanotte, quindi la notte del 25 i miei genitori mi guardavano malissimo. Cioè, mio papà che ha detto 22 anni, ha detto in milanese 22 andrà via, che vuol dire 22 anni buttati nel cesso praticamente. Però no, dai, cioè, è troppo bella. Fa diversi strani per essere un criceto, però. Ma niente, quindi anche lei vi augura buon Natale, la mia nuova Roxy. E cos'altro vi volevo dire? Perché vi volevo parlare di un po' di cose in questo video, però come al solito quando il momento è catartico, non mi ricordo più niente. Ah, vi volevo parlare di questi. Questi qua ve li ho fatti vedere nel mio video sulla fiera dell'artigianato. Sono i fiorellini al bergamotto di Mimì e Cocò. E devo dire ragazze che mi sono trovata veramente bene, io mi devo organizzare per fare un ordine da queste persone perché veramente mi sono trovata benissimo con questo prodotto. Allora, il prodotto, vedete, sono praticamente questi qua. Mamma mia, c'è un profumo di bergamotto fantastico. Ecco, questo è un fiorellino, diciamo, che alla fin fine sono praticamente dei sacchettini. Questo è quello che ho usato. E sono da passare sul viso, io facevo così, mi lavavo il viso, poi bagnavo, cioè lasciavo il viso bagnato, non lo asciugavo, bagnavo uno di questi e me lo passavo sul viso. Devo dire che lascia, allora, il trattamento comprende 5 applicazioni, quindi dovete farlo per 5 volte di fila e devo dire che funziona, cioè dopo 5 trattamenti avevo la pelle veramente bella, adesso ovviamente è tornata schifosa perché ormai sono passate un paio di settimane da quando ho usato questi qua. E comunque devo dire che funziona veramente, è un vero e proprio trattamento. Quindi tutte le sere per 5 volte di fila, quindi per una settimana, bagnate il viso, bagnate questo, ve lo passate sul viso e vi lascia sul viso le sostanze che ha all'interno, in più vi fa un effetto esfoliante leggero comunque, cioè non è un effetto esfoliante troppo intenso, ovviamente andando, cioè dovendolo fare per 5 giorni di fila non può essere troppo intenso, e ogni fagottino dura proprio per 5 applicazioni, quindi praticamente questa scatolina vi serve per 5 trattamenti diversi perché all'interno ci sono 5 fagottini, ripeto, ognuno dei quali vale per 5 utilizzi, per un totale di 25 giorni di utilizzo, insomma, di questi fagottini. Io dovrò trovare il modo quando li finirò di riaverli assolutamente, perché sono veramente un ottimo prodotto. Quindi se riuscite a trovare i prodotti di questa coppia carinissima di fidanzati, o non so se siano marito e moglie o solo fidanzati, che hanno questa piccola azienda che si chiama Mimì e Cocò, comprateli assolutamente. Poi mi pare che li ho pagati boh, 7 euro, 7-8 euro, quindi un prezzo assolutamente onestissimo. Vi ripeto il sito, che è www.mimiecocò.it. Purtroppo non fanno gli ordini online, o almeno sul sito non si può acquistare, però magari proverò a mandargli un'email. Quindi quelli ve li consiglio. Cos'altro? Ah, sono tornata da Mac, lo sapete, io non esisto per troppo tempo lontano da Mac e ho preso un paio di cose, più di due a dir la verità.
Allora, ho preso l'unico lip gloss rimasto della collezione di Mercer Wonders. Eccola qua. Questa è la confezione. Ragazze, dopo vi dico la nota negativa di questo lip gloss. Allora, prima vi dico quelle positive. Colore fantastico, cioè un fucsia molto acceso, confezione secondo me carinissima. Vi faccio vedere l'applicatore, che è a pennellino, molto molto pigmentato, diciamo che ricorda veramente molto i classici lip gloss, però c'è dentro più prodotto di un classico lip gloss. Questo è lo swatch, molto carino. La pecca di questo prodotto è che costa 27 euro. Io quando ho visto il prezzo sullo scontrino sono rimasta sconvolta. Tra l'altro non è neanche scontabile con la MasterCard, quindi ci sono rimasta malissimo. 27 euro, ragazze. Quindi ponderate bene la scelta di questi prodotti. È l'unico che ho preso di questa collezione perché veramente è improponibile. A parte che forse era pure l'unico rimasto, quindi era già tutto spazzolato. Poi ho preso anche questa scatolina con dentro il kit neutral. È praticamente la versione Dazzle Deluxe Lip Bag. Ci sono dentro tre prodotti per le labbra più la pochettina. La pochettina è veramente molto carina, devo dire che ci piace. No, basta dire ci piace, lo dicono tutti. Mi piace. Molto carina. E poi c'erano dentro questi tre prodotti, tutti sui toni comunque neutrali. C'è dentro un rossetto, c'è dentro una matita labbra e c'è dentro un Dazzle Gloss, questi tre. Il rossetto è questo, come vedete c'è la parte dorata che lo differenzia dalle classiche confezioni di rossetti MAC. È il Baron's Rose ed è un cream sheen. Questo è il colore, molto bello e molto modulabile. Questo qua è lo swatch, è un marrone un po' dorato, quindi veramente molto particolare, ed è molto modulabile, veramente tanto, cioè ne mettete poco vi dà un leggero riflesso, ne mettete di più riuscite ad arrivare veramente a un colore bello intenso. Poi c'era dentro questo Dazzle Gloss carinissimo, secondo me, nude, ed è Moth Flame, non si legge niente perché è microscopico, eccolo qua, vedete, è proprio nude, schiarisce leggermente ed ha proprio questo effetto brillantinato, luminoso e bagnato ovviamente anche, tipico dei Dazzle Gloss. Molto carino. E poi c'era questa piccolissima lip pencil ed è la Draw Me Close, che è proprio questo color nudo. La faccio vedere. Ho calcato un po', eh. Ho calcato un po', in realtà potete anche usarla un po' meno calcata e viene meno scura. Ok, questi erano i prodotti che ho preso in più agli acquisti precedenti. Direi che vi ho detto tutto. Vi ho annoiati anche questa volta con i prodotti MAC, lo so, non ne potete più, non potete più sentirmene parlare. Mi sono svenata veramente questa volta, mi sono proprio svenata perché i 27 euro del lip gloss erano allucinanti. Niente, io vi ho detto tutto, spero, e vi faccio ancora un monte di auguri e niente, scrivetemi qua sotto i commenti ai prodotti che ho preso, ai vostri propositi per il 2011, alle somme che avete tirato del 2010, mi raccomando, ricordatevi la riflessione lo spunto per la riflessione che vi ho dato. E niente, io vi mando un bacione e alla prossima, ciao!